prima domenica di chiusura di alcuni centri commerciali. Noi siamo venuti all'IKEA a Sesto Fiorentino per capire un po' che cosa ne pensa la gente sulla chiusura dei centri commerciali, perché alcuni rimangono aperti mentre altri sono chiusi. Un tuo pensiero sulla questione dei centri commerciali, che alcuni sono aperti, altri sono chiusi, che cosa ne pensa? Onestamente non ci ho capito nulla, perché loro sì, tipo quelli dei... come si chiamano? Negozietto piccolo, no? No, cioè non diciamo... Lei sarebbe per una chiusura totale, sia dei centri commerciali con i beni di prima necessità, sia anche mobilieri o altre cose, insomma. Sì, sì. È vero, Marghe? Diglielo tu pure, sì. Lei cosa ne pensa? Diciamo che c'è tanto da ridire su questo DPCM, insomma, non è proprio il top dell'organizzazione. Non ha senso che questo sì e il negozietto piccolo no. Se parliamo di assembramento, è più normale che ci sia qui piuttosto che nel piccolo negozio, quindi... Devo proprio parlare? No, non ci si capisce niente, è solo questo. Quindi stamani ho impiegato più di mezz'ora per capire se l'IKEA era aperta. Poi ho visto che era aperta e sono venuta. Ecco, secondo lei dovrebbero essere tutti chiusi proprio per evitare assembramenti? No, secondo me no. Cioè, era che cosa ne pensate? Che alcuni centri commerciali sono aperti mentre altri sono chiusi? Un vostro pensiero? Secondo me è inutile. Veramente inutile, perché o chiudiamo tutto, cioè chiudi tutti i centri commerciali, non ha senso. Veramente, secondo me non ha senso. Secondo lei? Ah, io sono favorevole invece alla chiusura dei centri commerciali nel periodo di sabato e di domenica, anche perché è il maggior afflusso di persone proprio il sabato e di domenica. Che cosa ne pensa dei centri commerciali chiusi? Alcuni sono chiusi, altri sono aperti. Così mi prende impreparato, onestamente. Non c'è un'uniformità, ma come in tutto questo momento, in tutta Italia, dappertutto, non c'è uniformità e quindi niente, le conseguenze sono queste. Lei pensa che anche un centro commerciale come questo dovrebbe essere chiuso per evitare assembramenti o no? Più che altro, come ho detto prima, ci dovrebbe essere uniformità nelle cose, ma purtroppo non è così, non ci possiamo fare niente.